Buongiorno, buongiorno signori. Oggi è una situazione completamente indecisa perché c'è il sole, ma anche le nuvole sta un pochino piovigginando e sono uscito senza ombrello. Mamma mia, che capelli, come al solito qua. E adesso vado a fare colazione perché è tornata sia mia mamma che mio fratello in quel di Verona e quindi mi pare un'occasione buona un po' per reconnect with the family. E niente, oggi tanti piani, tante attività, devo ancora editare il video di ieri, quindi oggi quando torno a casa devo buttarmi assolutamente a fare quello. E non so neanche in che pasticceria, magari ora meglio che li chiamo. Non ci credo, sono uscito senza telefono, porca puttana. Torno a casa. Tutto questo forse non è stata una bella idea uscire senza giacca, che sta per piovere e ho il maglione in cashmere. Oh, non lo so, vediamo. Si può vedere le signore confuse, le vecchiette che guardano che ho in mano una videocamera. E pensavo, ma che cazzo è quella roba? Eccone qua un'altra che mi fissa. Loro vivevano dei nonni. Vivevano dei nonni. Mettevano da parte soldi. E lui insegna filosofia, però. Si va al lavoro, si va al lavoro. Cioè, rendetevi conto che mi tocca mettermi il dolce vita a maggio. Cioè, è impossibile. Vabbè, comunque adesso devo andare a fare questo video e appunto questo mio cliente vuole un video sponsorizzazione perché aprono una nuova attività. Ho dovuto tornare a casa perché avevo dimenticato delle cose e adesso non dico di essere in ritardo, ma sono al pelo. Al pelo, ragazzi, quindi vi tengo aggiornati. Vi tengo aggiornati su come va. Tra l'altro il tempo adesso è diventato un pochino una merda. Cioè, guardate che schifo, meno male che sono uscito con la giacchetta e ho l'ombrellino in macchina. E se no non me la cavo. Poi finito questo, torno a casa, mi sistemo un 2 e poi in teoria vado o sulle Torricelle, perché c'è l'Andaro Fest, cioè tipo un festival. Sicuramente ci vado domani, però se il tempo regge ci vado anche oggi sicuramente. No, amore, qui è meglio, vediamo. Come sta andando? Previsioni per oggi? Ma direi le previsioni sono abbastanza buone, il tempo regge e gente sta arrivando, quindi ci divertiremo. Fantastico. Ragazzi, qua penso che stia finendo con calma e sto finendo anche la memoria, la batteria, qualsiasi cosa. E mangiato risotto, pasta, tutte cose, bevuto qualcosina e adesso finiamo un pochino col servizio perché voglio, a parte che sono stanco morto, però voglio andare a. E spero che possiate sentirmi senza troppa musica in sottofondo. Comunque, mamma mia, sono proprio davanti alla cassa. Comunque niente, qua sta andando abbastanza bene il lavoro, continuo con le foto, continuo, anzi sto facendo i video. Ci sono due fotografi e me e qua c'è tanta roba particolarmente buona. Aspetta che vi faccio vedere. C'è tanta roba particolarmente buona per quanto riguarda il cibo, cioè guardate qua. Però devo ancora assaggiare, diciamo. Devo ancora buttarmi. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Io non ce la posso fare. Ecco qua, ragazzi, piccolo spuntino. Piccolo spuntino di incoraggiamento perché sennò qua non si va avanti. Oh no, buono? Bisogna, bisogna. È finalmente arrivato il momento della torta e tra un po' basta, ragazzi. Tra un po' si va a festeggiare, guarda qua. È difficile mantenere l'equilibrio? Un po' sì. Sì, poi qua nel prato peggio. Immagino, immagino, poretta. Brava, brava, complimenti. È così, ragazzi, guardate che torta che c'è qua, che tra un po' assaggiamo. Non vedo l'ora, mamma mia. Grazie del passaggio, sai. Oh, signori, ragazzi, allora. Sono le
due spaccate, mi sa, 1,59 di sabato. Non so neanche perché ho il dolce vita dei falconeri, considerando che non è neanche così caldo e stasera non è che c'era proprio, non era il massimo. E tranquillo, allora ho fatto, come vi dicevo, sono andato all'albero Andaro Fest. E del festival, insomma, e domani ci torno perché andiamo appunto a fare prima yoga, poi facciamo la giornatina lì, mi sa che mangiamo lì a sto punto. E devo pensare dove ho i lettini, quelli per fare yoga, di la verità. Che la Kate lo fa, lei che organizza, inizia alle 11, solo che... Vabbè, comunque io ragazzi, adesso non so se si è capito, sto andando a letto. Ho ancora il coso del vaccino, puttana la miseria. Togliamolo. Vuoi togliere? Ah! Bene. E adesso vado a letto perché già ieri ho dormito 5 ore. Stanotte vorrei dormire un tot. È stata una bella giornata, tutto sommato. Ho lavorato. Sono stato con mio fratello, mia mamma, un po' si ciacola, del più del meno. Sono andato a lavorare, sono andato a fare video. Ho mangiato, insomma, il catering, tutto molto buono, molto bello. Ho fatto un botto di video, ragazzi. Per un video di un minuto ho filmato un'ora, cioè rendiamoci conto. Non voglio neanche pensare al montaggio che dovrò fare dietro, perché quei montaggi lì non sono come quelli che faccio su YouTube, dai, quelli su YouTube sono una cagata. Quelli lì sono impegnativi. Però mi sono piazzato e domani si spinge assolutamente, anche perché... E per fare queste robe ti serve la musica di sottofondo, no? E quindi io spesso, quando ci sono i musicisti in questi eventi, io tendo a filmare 2, 3, 4 minuti un po' di musica dal vivo che poi piazzo nel video, così sembra ancora tutto più realistico, perché ho sia l'audio pulito senza copyright che le riprese mentre loro suonano, che posso piazzare nel video tra una scarto e l'altro. Oggi ho fatto quello e dopo sono andato prima in centro a prendere su una mia ex collega, che poi siamo andati assieme all'Andaro Fest, dove abbiamo incontrato appunto i miei amici, stati con loro durante la serata, ho ascoltato questa musica techno bonzissima, ragazzi. Io adoro la musica techno, l'elettronica, no, tipo dubstep mi fa cagare, ma l'house techno sono... è la mia. E poi siamo andati in zona Uni un pochino a ciacolare, adesso siamo qua ragazzi in chilling pronti e si va assolutamente a letto. Ah, oggi ho tolto anche una zecca al mio cane, poverina, la Nelly. C'è una zecca, una bestia schifosa, tutta rossa. È sempre brutto togliere zecche ai cani, anche perché poi la devi tranquillizzare, devi stare lì, no, fai la brava, e lei si spaventa perché ha la pinzetta, figurati. Va bene, dai, ragazzi, io vado a letto, adesso mi scolo un bel bicchierone d'acqua, anche due, anche tre, che voglio riposare almeno 7-8 orette, me le merito. E noi ci vediamo domani, ricordatevi, alle 11, prossimo episodio, è importante che voi vi sintonizziate, anche perché domani dobbiamo fare il resoconto della settimana, di come è andata, delle views, degli iscritti, di tutte cose, insomma vediamo come sta andando questo nostro progetto di daily vlogs e vediamo se ha senso continuare. Fate i bravi, ci vediamo domani.